Salve care amiche ed amici di YouTube, da molti mesi volevo fare una serie di video, forse aprendo il proprio canale Saint Chan di YouTube, per avere la mia rubrica, diciamo news, la rubrica giornalistica. Qua ho dei giornali. Che non sono di adesso, però fa lo stesso. Questi sono dei giornali che Corriere della Sera, che ho comprato per un anno circa. Questo è di data giovedì 23 agosto 2001, perché bisognava comprare il giornale per avere un corso di informatica per Windows. Adesso, secondo era la di seconda edizione, non so che Windows era. Beh, poi il corso l'ho regalato perché, dopo averlo collezionato, visto che era molto semplice e io già sapevo usare il computer per conto mio, era Windows 98 seconda edizione, che il computer l'avevo comprato nel 2000. Allora qua c'ho un sacco di giornali che io per casualità sono messo a leggerli e ho visto che non c'è nessuna differenza fra le notizie che si ascoltano adesso e le notizie che si leggevano nella stampa italiana nel 2001. Quindi, anche se all'inizio del 2013 volevo fare questa rubrica, la faccio adesso lo stesso, perché mi metto un po' a posto, ma tanto non fa niente. Le stesse cose che si leggono oggi nei giornali si leggevano ieri. Quindi faccio questa interessante rubrica retrospettiva, non per commentare l'attualità, ma per vedere quello che si scriveva 10 anni fa. Probabilmente, se voi che mi guardate già avete 13 anni, non eravate nati nel 2001, se ci avete 13 o 14, 13 anni, sì, no, 14, boh. 13. Se invece eravate nati prima, adesso magari siete ancora piccolini. Ecco, quindi qua ci sono, tanto per dire, un titolo a caso, ma poi leggeremo insieme tutti i giornali che potremo leggere. Pensavo di averne di più del Corriere della Sera, per dire un titolo, no? Che è sempre di attualità, anche dopo 13 anni, nel febbraio 2014. Questo invece è sabato 8 settembre 2001. Riforme subito per rilanciare l'economia. Ecco, che vi sembra? Anche adesso bisogna fare delle riforme subito per rilanciare l'economia. Quante cose sono successe dal 8 settembre 2001 ad oggi, che siamo a febbraio 2014, e ancora continuano a ripetere il mantra riforme subito per rilanciare l'economia. Chi e come le farà queste riforme? Mai nessuno l'ha saputo dire. Per cui questo era un video introduttivo alla mia nuova lista di riproduzione, l'edicola di Saint-Jean, Ritorno al passato. Spero vi piaccia questa nuova serie. Adesso inizierò subito a registrare il mio primo video. Arrivederci e grazie di seguirmi. Mi raccomando, Marco.
Marco Travaglio, segui questa nuova recensione. Magari potrai vedere che buon editorialista potrei essere io nel Fatto Quotidiano. Ciao.